Momento di riavvicinamento tra i due figli del nuovo re Carlo e le rispettive consorti, i quattro non si parlavano da tempo. Riavvicinamento a sorpresa tra il principe William e il principe Harry dopo la morte della regina Elisabetta. L'adorata nonna che si è spenta a Balmoral, in Scozia, lo scorso 8 settembre. I due figli del nuovo re Carlo e Diana Spencer si sono riuniti per passare in rassegna insieme. Con le rispettive consorti Kate Middleton e Meghan Markle al fianco, i mazzi di fiori lasciati dinanzi all'ingresso del Palazzo Reale di Windsor in memoria e in onore della Queen recentemente scomparsa. Harry e Meghan si sono fermati a stringere le mani e a parlare con la folla assiepata intorno alle transenne. Anche i nuovi principi del Galles, William e Kate, hanno stretto mani e si sono intrattenuti con la folla. Si tratta della prima apparizione pubblica delle due coppie da quando è morta la regina Elisabetta. I due fratelli e le rispettive cognate non si parlavano da tempo e secondo gli ultimi gossip Harry era intenzionato a rivolgere la parola a William solo in cambio di scuse private per la scelta di non proteggere né lui né la moglie dall'invadenza della stampa. Davanti a un dolore così grande, però, la situazione è velocemente cambiata. E forse complice pure il primo discorso da re di Carlo. William e Harry hanno deciso di trovare un punto di incontro. Il figlio di Elisabetta gli ha rinnovato il suo affetto al secondo genito e alla nuora Meghan Markle. Secondo gli ultimi gossip, però, sarebbe stato Carlo ad impedire all'ex attrice di Suits di arrivare a Balmoral, dove la regina Elisabetta ha esalato il suo ultimo respiro. Meghan Markle era pronta a seguire il marito ma il suocero le ha imposto di restare a casa. Data l'assenza di Kate Middleton rimasta con i tre bambini avuti da William. Non è escluso, dunque, che questo riavvicinamento sia una strategia della famiglia reale inglese per impedire a Meghan ed Harry di monopolizzare i riflettori e divulgare informazioni personali. Pertanto avrebbero voluto riservare alla Markle un trattamento simile a quello riservato a Kate Middleton, che però è ancora a tutti gli effetti un membro reale a differenza della cognata. Per evitare che si arrabbiasse e creasse problemi all'imminente funerale della regina Elisabetta, il principe William ha rotto il silenzio dopo la morte della regina Elisabetta, sua nonna paterna. Al passo coi tempi la dichiarazione del nuovo principe del Galles è arrivata su Instagram, dove ha condiviso un lungo post che ha subito fatto il pieno di like e commenti di condoglianze. Onorerò la memoria della regina supportando mio padre, il re, in ogni modo in cui potrò. Mentre soffrirò per la sua perdita, mi sento anche incredibilmente grato. Ho avuto il beneficio della saggezza e della rassicurazione della regina. Mia moglie ha avuto per 20 anni la sua guida e il suo supporto. I miei tre figli hanno passato le vacanze con lei e hanno creato dei ricordi che resteranno per sempre nelle loro vite.